tabloids use your face to document your fall from grace, and then they'll tell you that that's just the way it goes. That's just the way it goes. E allora, buonasera a tutti, benvenuti in onda da Luca Tellese. Sì, sono vestita di rosso. Pensavo ai tuoi commenti molto elaborati sul colore dei miei vestiti. Mi è venuto in mente di dire che era bionda stasera, ma te li brucio così. Bravo. Via. Allora. Allora, partiamo subito dai nostri ospiti di questa sera. Un benvenuto all'onorevole Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC. Le annuncio che abbiamo preparato un sondaggio ad hoc sul suo partito, insomma, per capire chi è il suo elettorato di riferimento. Collegato con noi da Milano, dalla sede di Libero, benvenuto anche al direttore Maurizio Belpietro. E infine avremo una sorpresa, ci collegheremo, buonasera, con il Teatro Vittorio a Roma, con il sorriso amaro, il caso di dirlo, di Paolo Rossi, che è in scena in questi giorni con Mistero Buffo, che in finale di puntata ci regalerà un pezzo del suo spettacolo e ci parlerà anche dei tagli al teatro e alla cultura. Allora, Casini, prima di vedere una delicatissima Casineide che abbiamo preparato su di lei, una domanda secca. È lei il leader del Terzo Polo? Ma è l'ultimo dei problemi, non me lo sono posto, perché io non ho mai fatto politica per arrivare da qualche cosa, per andare a fare una poltrona. Per cui il problema vero è costruire qualcosa di diverso. Se il Terzo Polo è l'imitazione degli altri due, non c'è bisogno del Terzo Polo. È meglio che lo chiudiamo subito, perché vuol dire che ripeteremo gli errori in cui è sprofondata la politica italiana. Bisogna che ci sia un'altra idea della politica, un'altra proposta per l'Italia, e questo polo nasce per pacificare gli italiani, perché a forza di divisioni tra berlusconiani e anti-berlusconiani il paese va a fondo. Però diciamo la forza del centrodestra non è avere sempre, da sempre, un leader chiaro, netto, Berlusconi, mentre invece Terzo Polo è anche, abbiamo avuto domenica scorsa Veltroni, il problema della leadership anche nel centro-sinistra è complicata. Ma guardi, se il polo nuovo che noi abbiamo costituito nascesse con un padrone, sarebbe un'anatra zoppa. Nessun padrone. Maurizio Belpietro, facciamo come se Casini non fosse qui. In fondo lui ha un vantaggio che nessun altro politico italiano ha. In questo momento è considerato un possibile Presidente della Repubblica se ci fosse il centrosinistra, ma non improbabile se ci fosse il centrodestra. Potrebbe fare il Premier di un governo di coalizione di centrosinistra, ma anche, se il berlusconismo sepurasse i suoi eccessi, di un governo di centrodestra. Allora, questa versatilità, questa spendibilità di questi tempi è un vantaggio o uno svantaggio per un politico? Ma sicuramente una furbizia, nel senso che Pier Ferdinando Casini è un leader intelligente e abile, ha una lunga frequentazione dei palazzi della politica, credo che stia in Parlamento da una trentina d'anni, quindi sa come comportarsi e sa che in questo periodo molto in movimento è meglio tenersi le mani libere. Lui si tiene le mani, i piedi, tutto quanto libero, perché è pronto, se del caso, a fare un'alleanza col centrosinistra, ma se il centrosinistra non ce la facesse, anche ad andare in soccorso di un centrodestra qualora vi fossero le elezioni fra un anno o fra due, e il centrodestra non avesse la maggioranza. Io pensavo che fosse naturale per il leader dell'UDC allearsi con il centrodestra, per questo avevo invitato sia il PDL ma anche l'UDC a tentare appunto un'intesa, e in questo caso certo Casini avrebbe avuto qualche chance per fare il Premier. Ho la sensazione che oggi queste possibilità siano svanite e quindi non ci sia davvero nessuna ipotesi che lo porti a diventare Premier. Lei l'ha proposto anche come successore di Berlusconi, no? Come leader del centrodestra. Sì, l'avevo dopo proposto la proprio come Confini, Presidente bene del Consiglio. In caso di un'alleanza con Berlusconi, questo prima che ci fossero tutte le risse di questi mesi, prima che ci fosse la mozione di sfiducia, e pensavo che questa potesse essere una soluzione. Posso aggiungere una cosa invece riguardo al leader del Terzo Polo? Come dicevo, Casini è abile e quindi non si fa inchiodare in fretta,
insomma. Me lo dica lei. Ma è evidente che lui è costretto a dire una cosa del genere, perché vista la fragilità del progetto del Terzo Polo, visto che nasce un po' raffazzonato, il Terzo Polo è nato dopo il fallimento della famosa mozione di sfiducia, e quindi soprattutto Fini ha premuto per fare questa alleanza, ma adesso non si può dire insomma che è Casini il vero leader del Terzo Polo, sì. Non lo vuol dire lui perché altrimenti scontenterebbe gli alleati, ma chiaramente gli altri due sono, lo dico io, ma non sono nelle condizioni di fare. O magari un esterno, no? Montezemolo, Marcegaglia. Comunque, andiamo prima di sentire la replica. Troppi galli in un pollaio solo, per giunta un pollaio piccolo. E dopo ne parliamo delle difficoltà del Terzo Polo. A Montezemolo pure anche la Marcegaglia, Casini, Fini, Rutelli. Quanti galli ci sono? Troppi galli, non so se vuole replicare subito Casini, no, facciamo così. No, io non replico perché penso però che tutti... Però la Marcegaglia lei l'aveva ipotizzata, penso, no? Che tutti abbiano capito le cose. Noi siamo un'altra cosa, ma ci vogliono incasellare nelle cose vecchie. Centrodestra, io certamente sono un uomo di centrodestra, questo lo sanno tutti, anche i bambini, sono presidente dell'Internazionale di Centro, sono nel Partito Popolare Europeo, ho collaborato con Berlusconi, ma sono convinto che Berlusconi a questo punto prima se ne va e meglio è per lui e per il paese. Se essere leader del centrodestra significa essere designato da Berlusconi, io non ho una possibilità su un milione di essere leader del centrodestra, però le voglio anche dire, Belpietro, che non mi interesserebbe nemmeno essere leader di quella cosa lì. Perché secondo me, se si pensa di essere leader di una parte del paese perché Berlusconi ti dà lo scettro in mano, meglio fare qualche cos'altro, fare un'altra strada. Sì. Io credo che all'Italia serva qualcosa di diverso. Oltre. Tutti coloro che vogliono farci collaborare col centrodestra pensano in realtà di perpetrare lunga vita a Berlusconi. Ora, io con Berlusconi gli auguro non lunga vita, di essere centenario, addirittura duecentenario in termini personali, perché non ho alcun tipo... C'è già tipo Don Verzè. No, perché sì, non ho alcun tipo di ostilità personale, allora, per Berlusconi, io sto parlando di politica. Vi fermiamo qui perché il nostro consigliista più acuminato è andato a frugare nell'archivio della Sette e ha trovato una serie di immagini che raccontano plasticamente la storia politica che Casini incarna. Cantevoli elettrici e per conoscenza elettori. Sono tempi in cui il confronto politico è a livello bassissimo. Forza Azzurri, il 21 di aprile sarà la vittoria dell'Italia. Quindici secoli fa? No, solo 15 anni. Era il 1996 e due anni prima Pier Ferdinando Casini, dalle ceneri della DC, aveva scelto il nuovo centrodestra fondando il CCD. Noi siamo fedeli agli elettori, no? Con me gli elettori hanno messo dei voti in cassaforte. Saremo fedeli all'alleanza moderata. I've got you under my skin. Il matrimonio con Berlusconi, in apparenza solido, non è mai stato scontato. Io ho preteso di farla col rito democristiano. E com'è il rito democristiano? Cioè che quando ti dicono vuoi tu prendere come legittimo sposo eccetera eccetera, tu dici sì, lo voglio, però turandoti il naso. Proclamo eletto Presidente della Camera dei Deputati l'onorevole Pier Ferdinando Casini, avendo egli ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Eletto Presidente della Camera nel 2001, in quel ruolo Casini affila la sua autonomia, come capiterà dopo ad altri. Si deve anche cercare e trovare sempre un comune terreno. Il 2006 è l'ultima volta insieme. Grazie, grazie a tutti. Andiamo a piedi, dai. Poi Casini mette a punto il suo paradosso vincente, l'opposizione di centro. Il mio gruppo in queste condizioni non vota contro, non vota neanche a favore. Viva il grande centro! Ma che c'entra? No, il grande centro c'entra sempre. La ricetta di Casini, intelligenza mediatica. Mi abbassate un po' questi affari. Siete già in mutande e ancora avete
Ah, vabbè, già importante, avete i pantaloni tutti. E critiche forti agli ex alleati. Il Presidente del Consiglio sembra su scherzi a parte. Non si vuole parlare delle serate di Arcore. Il federalismo fiscale in questo provvedimento non esiste. È solo uno spot. Lo scorso settembre Casini ha respinto nuove avance berlusconiani in una cena pericolosa con Vespa, Geronzi, Letta e Bertone. Questo è un paese che non possiamo continuare a dividere. Il leader dell'UDC ha sempre negato il suo sogno. Noi perché pensiamo che la DC non si possa più rifare? Ma ora che il terzo polo è una realtà e insieme un'incognita, la tentazione è forte. E non ci giuro in tentazione, ma lì cresce la mano. Allora, un bel amarcord, però questo sogno negato di rifare la DC adesso è possibile, come si diceva nel servizio? Pensavo mentre vedevo il servizio, pensavo a quello che ha detto Belpietro, cioè? Che maliziosamente, ma giustamente, ha ricordato che da tanto tempo sono in Parlamento, ha ragione. Troppo? Certamente, in assoluto anche troppo, vi devo dire la verità. Se in Italia ci fosse un ricambio fisiologico diverso, probabilmente ci uscirei anche dal Parlamento. Mi conforta il fatto che il ricambio fisiologico in Italia è un po' difficile anche per gli altri, non solo per me. Bene. Vabbè, io sono tentato da quello io che dice. Sono sempre rimasto nel punto in cui sono. Cioè alla fine si muovono gli altri, però nella democrazia cristiana, cioè io sono lì. Cioè qualcuno deve giustificare il fatto che cambia le sue linee, cambia le sue scelte. Io non devo giustificare niente, per cui tutto il mio tragitto politico non sono stato incasellato da una parte all'altra, ho collaborato con Berlusconi, ma l'ho fatto con dignità, senza mai iscrivermi né al suo partito, né? Ho collaborato con altri, ma rimanendo e non perdendo la mia identità politica. E di questo sono molto orgoglioso, non trovo che sia un punto banale, perché dato che c'è una sorta di mescolanza in politica, per cui tutti vanno dappertutto. E quando ho rotto con Berlusconi, io ho affrontato il giudizio degli elettori, che non era un giudizio scontato, perché non dimentichiamoci, Belpietro, non ti sembra che il problema nostro, in realtà, sia un problema degli altri? Quando 3 anni fa siamo giunti in Parlamento, la gente pensava fossimo dei naufraghi, che sì, eravamo sopravvissuti, eravamo arrivati alla spiaggia, ma di fatto saremo morti di lì a poco. Poi, dopo 2 anni, oggi dopo 3 anni, tutti ruotano attorno a noi. Perché? Perché evidentemente le cose non funzionano bene dalle altre parti e perché chi si illudeva, a destra come a sinistra, di essere autosufficiente, non riesce a dare le risposte che il Paese vuole. E oggi io sono convinto che o noi poniamo le premesse perché in futuro ci sia una solidarietà più ampia, oppure l'Italia andrà a fondo. Vede, chi si illude di poter governare contro Berlusconi commette lo sbaglio che ha commesso Prodi, che certamente era un uomo intelligente, ma non è riuscito a governare perché con l'antiberlusconismo non si governa. E dall'altra parte, chi affida messianicamente le proprie speranze a Berlusconi, confidando nello stellone del Presidente del Consiglio, non ha un progetto di modernizzazione vera del Paese, va a sbattere. Oggi Berlusconi sta a Palazzo Chigi, governa, ma sta governando Berlusconi. Qualcuno in Italia, anche qualche lettore di Libero, io ho letto Libero questa mattina, lo leggo sempre, direi il vero, non mi sembra che voi pensiate che Berlusconi sta governando. È una cosa di cui non si deve pentire. Allora, no, Belpietro, ma io non mi pento, io leggo d'accordo. Tutti, anche gli avversari, per poterli combattere meglio. È d'accordo con Casini, parla di forza centripeta in realtà di Casini, non centrifuga. Sono rimasti lì, sono gli altri sono che cambiano, d'accordo girano intorno, al massimo arrivano. Sono d'accordo su un paio di cose. Innanzitutto che effettivamente nel 2006, quando lui si staccò da
anzi nel 2008, scusate, quando si staccò da Berlusconi e non fece questa alleanza, molti pensavano che sarebbe finito male, cioè sarebbe stato un naufrago destinato ad essere schiacciato dai due grandi partiti. In realtà Casini è riuscito a tenere in piedi il suo partito e anche a tenerlo unito, e questo gli va dato atto. Gli va dato anche atto anche di essere rimasto fermo al centro, ma questo fa parte della storia della Democrazia Cristiana, di cui lui nega di voler essere il seguito, la fase 2, nega di volerla rifare, ma in realtà è profondamente democristiano, e non a caso la teoria che lui mette in pratica è esattamente quella democristiana, quella di Andreotti, che era la teoria dei due forni, stava in mezzo e si alleava quando era il caso a sinistra, quando era il caso a destra. Casini vuole questo, non vuole altro. Casini vuole stare in mezzo per potersi alleare con, a seconda delle convenienze, con il centrodestra. Io voglio dimostrare, scusa, solo flash. Io voglio dimostrare se posso concludere solo di ragione. Se posso concludere solo di ragione. Bene, subito dopo la pubblicità sentiremo cosa ha da rispondere. That's just the way it goes. That's just the way it goes. Rieccoci in studio. Chi vede il nostro programma e chi segue Maurizio Belpietro sa che di solito il direttore di Libero mena fendenti non da poco sul capo degli oppositori. Allora le faccio questa domanda. Lei sì, ha detto che Casini usa due forni, ha detto che sogna il ritorno della DC, ma forse in qualche modo Casini l'ha stregata, perché interpreta il pensiero dei suoi elettori e in fondo propone una transizione fuori dal berlusconismo che mi sembra piaccia anche a lei, Belpietro. La convinca? No, non mi convince per la verità l'operazione di Casini. Mi avrebbe convinto se Casini avesse deciso di cercare una nuova intesa con il centrodestra su basi nuove, e naturalmente anche immaginando Berlusconi non è eterno, quindi prima o poi non sarà Presidente del Consiglio, però l'operazione a cui mira in realtà Casini è un'altra. Casini vuole, prima diceva io non voglio unirmi a Berlusconi o al centrodestra, no, lui vuole i voti del centrodestra, cioè lui vorrebbe svuotare il PDL, è un'operazione legittima per la verità, ognuno poi ha la possibilità di immaginare le soluzioni che ritiene più nuove o più convenienti per lui, ed è un'operazione a cui mira, credo, da almeno 4 o 5 anni, cioè lui vorrebbe che Berlusconi uscisse di scena. A questo punto l'uscita di scena di Berlusconi farebbe crollare, secondo questo progetto, secondo questo disegno, il PDL, una volta si chiamava Forza Italia il PDL, e Casini immagina di ereditare una parte di questo consenso. Certo, l'attesa è lunga e quindi Casini si sta un po' spazientendo. Prima sentivo parlare della novità, dice Casini, ma la novità è la novità guidata da un leader che io rispetto e stimo pure, perché ci conosciamo da molti anni, ma insomma lui si è unito ad altri due leader che sono, come ribadisco, in Parlamento da 30 anni, cioè Fini sta da 30 anni in Parlamento, Rutelli altrettanto e Casini pure. È una novità un po' tardiva, mi sembra, insomma. Però diciamo una sfida alla leadership che unisce in questo Casini e Fini, non nei confronti di Berlusconi. Ma io sono, anzitutto, non sono spazientito, ma sono molto paziente e sono anche disponibile ad aspettare altri anni, perché non ho fretta, perché tutto sommato, nonostante sia da tanto in Parlamento, rispetto a chi cerchiamo di sostituire, di tempo ancora me ne rimane molto. Ma non è questo il punto. Il fatto che Rutelli, che sia un cofondatore del PD, oggi stia impegnato a costruire un nuovo polo con tanti che vengono dall'esperienza di centrosinistra, il fatto che Fini sia stato cacciato a calci nel sedere dal PDL perché non è ammesso lì il diritto di replica a Berlusconi, nonostante sia stato il cofondatore del PDL, e oggi cerca di costruire una nuova strada per la destra, per il centrodestra. Bene, tutto questo dà ragione al fatto che chi, come me, ha costruito un progetto politico sul fatto che quel bipolarismo avrebbe portato gli italiani nella trappola, e non si sbagliava. Per cui il problema mio è tutt'altro che quello di essere spazientito. Io sono paziente perché vedo che piano piano sta maturando nel paese esattamente quello che io ho visto prima.
E anche i sostenitori del centrodestra, come giornale che di Belpietro autorevolmente e intelligentemente dirige, ogni giorno si deve cercare di smarcare dal PDL, trovare motivi di critica, perché capisce che il proprio elettorato, in quel caso il proprio lettorato, cioè i vostri lettori, sono sempre più a disagio. Disagio per il baciamano a Gheddafi, perché abbiamo un leader che va da Lukashenko. Lei non l'avrebbe fatto? Ma, si sente in cuor suo di dire che investito politica... da una responsabilità non avrebbe baciato la mano a Gheddafi mai? Ma non mi passava dall'anticamera del cervello mai. Detto questo, io sono stato l'unico che ha votato il trattato sulla Libia e poi ho visto che non ha votato, poi ho visto che il PD ha fatto le manifestazioni contro. Beh, forse invece che fare le manifestazioni, il PD, se non lo votava come noi, dava un contributo, se non altro, di chiarezza. Ma tutto questo fa parte del. Cioè, quando si dice io avrei capito se Casini fosse andato a rinegoziare un rapporto col centrodestra, ma scusi Belpietro. Ma lei è così ingenuo, e certamente tutto è lei, salvo che ingenuo, di pensare che con la guida di Berlusconi si possa rinegoziare un patto col centrodestra. Ci si può associare a Berlusconi, che per carità è legittimo, tanti l'hanno fatto, ma non pensiamo certo che facendo il patto con Berlusconi fai cambiare la politica al centrodestra, perché la politica del centrodestra oggi non c'è, c'è solo Berlusconi. Per cui a andare lì significa accettare l'idea che dopo 15 anni parliamo della riforma della giustizia che non si è mai fatta e che forse non si farà mai, ma parliamo dei provvedimenti che servono a Berlusconi, dal processo breve ad altri. Mentre io, lei lo sa, storicamente, politicamente, culturalmente, sarei per fare la riforma della giustizia, perché parlare di separazione delle carriere o delle funzioni non è un peccato mortale. Nessun magistrato può permettersi di dire che questo non è accettabile. Non sarà accettabile per lui, ma per me è accettabile, come però lo è in tanti paesi. In un momento come questo, ma in con un momento crisi come questo, con i processi economica. Di Berlusconi, no, ad esempio, crisi internazionale, profughi, esodo possibile iniziato dal Nord Africa, occuparsi di conflitto di attribuzione. La riforma comunque arriverà giovedì. Ma, scusi, in un consiglio dei ministri straordinario, la riforma della giustizia. Allora, voi non avete adesso qua un giornale, no? Sì. Se no, non l'avete, ma insomma, noi abbiamo ben presente quello che abbiamo letto stamattina. Di cosa abbiamo discusso? Di cosa stiamo discutendo? Qual è la priorità del governo oggi? Fare un decreto, un disegno di legge per aumentare i posti dei sottosegretari e dei ministri. Sì, perché Berlusconi, per stare in piedi, ha bisogno di dare posti, e poiché non, ormai è già al massimo di posti, deve fare un disegno di legge, un decreto per ampliare i posti. Dopodiché c'era la possibilità di accorpare referendum a elezioni comunali, 300 milioni di risparmio, non li si accorpa. Oh, io sono contrario al referendum sull'acqua, eccetera. Certo, però, anche però detto questo, c'era una possibilità di risparmio, non lo si fa perché si ha paura dell'accorpamento. Poi si discute scuola pubblica, scuola privata, tutte sciocchezze, perché il tema non va affrontato con una competizione, un antagonismo tra scuola pubblica e scuola libera. Lo stesso Cardinal Bagnasco è dovuto intervenire per dire, per carità, la scuola pubblica. Per carità, scusate, ma però tutti da cattolico, quando Berlusconi ha detto nella scuola pubblica si inculcano valori diversi da quello quelli delle che i genitori delle vogliono famiglie, inculcare. Da cattolico io difendo la competitività tra scuola pubblica e scuola libera, non la chiamo neanche scuola privata, scuola libera. Difendo il genitore che per coerenza con la propria idea e coi propri valori manda a una scuola cattolica il figlio. So che la scuola pubblica italiana è una scuola straordinaria. Io ho mandato le mie figlie grandi, ormai sono universitarie e vanno in università pubbliche, alle scuole pubbliche hanno trovato insegnanti straordinari e sono stati educati ai valori che noi riteniamo giusti. Detto, e tanti cattolici, la stragrande maggioranza dei cattolici italiani sceglie di mandare le figlie alle scuole pubbliche. Secondo lei Casini è più laico di Berlusconi? Io non sono clericale, soprattutto io quando difendo la Chiesa la difendo perché ci credo, non è che la difendo perché mi aspetto che mi diano dei voti alle prossime elezioni, perché il problema è questo, cioè se io sono contrario a parificare due omosessuali che legittimamente stanno assieme, per carità, che convivono e che è anche possibile, io non mi scandalizzo, ne prendo atto, ma se io non sono d'accordo a parificare la loro unione alla famiglia regolare,
Lo sono perché ne ho una convinzione intima e profonda. Non è che lo faccio perché voglio compiacere la Chiesa, un cardinale o un altro. Certo. Però senta un attimo, poi sentiamo Belpietro che deve replicare a un po' di cose. Mi dice sinceramente e chiaramente cosa la unisce a Fini? Perché su cosa vi divide è abbastanza noto, anche il bipolarismo, avete posizioni diverse. Sul federalismo voi non avete mai votato, invece Fini fino a un certo punto ha votato. Riforma Gelmini a dicembre voi vi siete astenuti. I temi etici sul testamento biologico, insomma le distanze sono note. Mi dice cosa vi unisce, perché c'è chi dice solo l'antiberlusconismo a questo punto. No, io non potrei avere un argomento di unione nell'antiberlusconismo perché io non sono antiberlusconiano, io faccio un'altra cosa, non ho mai fatto professione di antiberlusconismo. Non è un connotato a cui mi piace essere in qualche modo fedele, perché non è una, non è un elemento, diciamo, che mi può contraddistinguere idealmente, ma io ho tantissime cose che mi accomuna a Fini. Certo, posso avere in termini di coscienza un'idea diversa sul testamento biologico, lo vedremo in Parlamento. Noi abbiamo dato libertà di coscienza ai nostri parlamentari, probabilmente in commissione abbiamo votato noi e il PDL in una certa maniera, ma vediamo che anche il PDL ha molte divisioni interne su questo punto, perché sono, ma sono legittime queste, per carità, queste sono legittime, perché sono questioni di coscienza che vanno affrontate senza un'impronta ideologica dogmatica. Ma certamente Fini andava bene fino a che non ha rotto con Berlusconi. Non ho mai sentito che all'interno del PDL, nel giorno in cui è stato fatto il congresso istitutivo, in cui lui ha parlato da cofondatore, tanti si siano resi conto che Fini era incompatibile con loro. Tutti lo ritenevano compatibile. Poi ha litigato con Berlusconi, il giorno dopo si è steso un cordone sanitario attorno a Fini e si è partiti con una campagna anche di demonizzazione di Fini. Per me Fini è un leader politico con cui ho tanto in comune. Posso avere delle idee diverse su alcuni punti, cioè, ma ad esempio lei ha citato prima la riforma della scuola, ma sulla riforma Gelmini Fini ha votato a favore, ma noi ci siamo astenuti nel voto contrario. Sì, ma nel corso del cammino parlamentare noi abbiamo riconosciuto che certe cose erano giuste, tipo l'accorpamento delle sedi universitarie, tipo una maggiore meritocrazia. La nostra critica di fondo è che non c'erano risorse sufficienti per fare quella riforma. Così come sul federalismo, il partito di Fini oggi ha votato come abbiamo votato noi, contrari a questo federalismo municipale, perché per noi aumenterà le tasse. Tutto questo significa che con Fini abbiamo il 90% di cose che si unisce, poi c'è libertà Belpietro, di arbitrio. Delle due l'una: o è vero, come pensa qualcuno dentro la ex Forza Italia, che epurandoci ci si rafforza e che quindi Berlusconi, liberandosi di Casini e di Fini, ha assunto maggiore purezza, maggiore forza, oppure questa alleanza, quell'immagine che abbiamo visto con loro che saltavano insieme, a dire il vero, si è indebolita, si è radicalizzata. A dire il vero c'era anche Buttiglione in quell'immagine, per cui c'era Buttiglione, non so se nel siparietto c'era Buttiglione, Casini e Fini. E quindi la risposta a lei, cioè si è indebolito Berlusconi, si è perso saltare, tutti questi alleati che lei stesso dice sono alleati di valore? No, ma io penso che se Fini avesse fatto quello che aveva in animo di fare nel 2007, cioè di mandare a quel paese Berlusconi, sarebbe stato tutto chiaro e normale. Ma Fini non fece questo nel 2007, non fece ciò che ha fatto Casini, il quale si è assunto il rischio di non entrare in Parlamento, e infatti con fatica è entrato in Parlamento, e per esempio al Senato non ha sostanzialmente un gruppo, perché ha rischiato in proprio. Casini non fece questo, Fini non fece questo. Fini, per calcolo, si unì a Berlusconi pur avendo in animo di buttarlo giù, di soffiargli il posto, perché proprio nell'ottobre del 2007 fece due interventi, uno sul Corriere e uno su Repubblica, per dire che bisognava ridiscutere la leadership, che nelle parole del politichese vuol dire semplicemente Berlusconi non è più il capo del centrodestra. E poi si trovò con le spalle al muro perché qualcuno gli spiegò che se si fosse andati alle elezioni, come si andò, perché la situazione precipitò all'improvviso con le dimissioni di Prodi, il suo partito dall'11% che aveva sarebbe precipitato molto probabilmente al 7%, il che la sua carriera politica sarebbe stata stroncata. A questo punto Fini che cosa fece? Si unì a Berlusconi,
fondando il PDL, perché questa era la proposta politica di Berlusconi, entrò a malincuore sacrificando Alleanza Nazionale. Dopodiché, appena diventato presidente della Camera, si mise a fare l'opposizione. È ovvio che all'interno di un partito deve essere possibile la dialettica, la discussione e anche la critica, ma Fini non ha fatto questo. Lei lo vede Fini questo 90% di accordo? Fini ha tentato in tutti i modi di sabotare, mi permetta Costamagna, sì. ha tentato in tutti i modi di sabotare il lavoro del governo, cioè facendo... con l'uso della posizione che aveva, l'opposizione al governo. Ma questo non è possibile. È evidente che uno sta fuori da un partito se si mette contro quel partito e non se discute all'interno delle sedi del partito. Casini e una volta replicare. Che si è votato a maggioranza si stabilisce una linea. Ma però non chiedere, voleva votare. Pietro, lei lo vede questo 90% di punti di contatto effettivamente di cui ci parlava Casini con Fini, o secondo lei sono un po' di meno? Io non lo vedo, ma non lo vede neanche lei, Costamagna. Lei prima ha elencato il federalismo su cui avevano idee diverse, la riforma Gelmini su cui hanno idee diverse, il fine vita. Certo. Quando si è parlato di fine vita, cioè in Parlamento il terzo polo ha votato in modi diversi, con posizioni diverse, si è espresso in maniera diversa, quindi è evidente, sul referendum sull'acqua che citava prima Casini è contrario, invece Fini è favorevole nonostante uno dei suoi uomini, Ronchi, sia stato uno dei promotori delle norme sull'acqua. Le coppie gay, abbiamo appena sentito cosa ne pensa Casini. Ha scritto invece una Fini lista ha infinita, una Casini cosa ha scritto? E poi come fanno a sull'UDC? Belpietro naturalmente è partito in quinta contro Fini più che contro di me, e devo dire in questo con piena coerenza rispetto a quello che Libero ha fatto in tutti questi mesi, devo dire io con piena coerenza con quello che sostengo da anni. Ma, sì, vabbè, da anni. Posso anche essere da prima ancora che Fini uscisse. Sì, ma non è queste questo cose le ho dette prima addirittura nel 2006 le ho dette, quindi Pietro, come guardi, vede eravate ancora, uniti, questo, eravate ancora questo lo stesso è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Se no, lei dice che no, guardi che è vuoto, lo vede male, sì, vale, perché ho bevuto, ma il problema che... il bicchiere può sempre essere visto se c'è un po' d'acqua, mezzo pieno e mezzo vuoto. Lei dice Fini se alleato per calcolo con Berlusconi, beh, questo lo dice lei, perché Fini potrebbe teorizzare esattamente una cosa diversa e potrebbe scusi, lasci finire, disse però, di tutto contro Berlusconi prima di allearsi, sì, disse che mai sarebbe entrato in quell'alleanza, lei se lo ricorda bene, lo disse anche lei, anche perché facciamo lo disse a me Casini in un'intervista televisiva, e anche lei ribadì le stesse cose nella stessa intervista in televisiva fatta a me, quindi me le ricordo. Casini, qualcuno se le dimenticate, io no. Posso parlare? Sì. Fini, lei dice per calcolo, lui potrebbe dire perché ha sperato che il PDL fosse quello che doveva essere, dopodiché Berlusconi l'ha cacciato, non quando lui ha ostacolato il governo grazie all'uso della presidenza della Camera, perché nessuno è mai riuscito a trovare una sola circostanza in cui Fini, da presidente della Camera, si è comportato scorrettamente con la maggioranza, per cui anche certo, questo lo faceva fare a Bocchino e ai suoi uomini. Mi lasci finire, per favore. Questo è esattamente una deformazione che da tempo si sta presentando, ma nessuno poi riesce a citare una sola questione concreta su cui lui si sarebbe comportato male con il PDL, perché non c'è, esattamente come per il conflitto di cui si discuterà nei prossimi giorni, si vedrà che c'è una totale correttezza di Fini come Presidente della Camera. Certo che se uno è scorretto perché la pensa diversamente da Berlusconi e nelle sedi di partito lui e i suoi uomini dicono cose diverse, ma allora abbiamo una concezione diversa di quello che può essere un partito che ha il 30-40% del consenso. La vittoria di Berlusconi forse sarà dovuta anche ai voti che gli hanno portato gli altri, non è che lui è depositario sempre da solo di tutto, perché questo è quello che dice Berlusconi, ma le persone che lei ha visto su quel palco, e Buttiglione, Casini e Fini e tutti quelli che poi si sono allontanati, forse avranno portato anche un loro piccolo contributo a far vincere Berlusconi in tutti quegli anni, non è che il contributo l'ha portato da solo Berlusconi e gli altri hanno vissuto di rendita. I problemi di coscienza e la legge sul fine vita, a parte che l'80% dei parlamentari del nuovo polo voteranno assieme,
Ma c'è libertà di coscienza, per me è un valore, perché se si pensasse quella legge di affrontarla con lo schematismo partitico, ma allora veramente saremmo all'abbruttimento ideologico e culturale, perché quella è una legge che smuove le coscienze di ciascuno. Io probabilmente in libertà dico e penso una cosa che altri non pensano, e non è che su quello si crea l'alleanza politica, se no mi viene il dubbio che allora sia tutta una speculazione, che quella legge venga votata non per convinzione anche da parte del PDL, ma per cercare di acquisire dei meriti laddove non è questa la logica. La logica deve essere quella della libertà di coscienza. Io la voto perché sono convinto, se sono convinto. Se no ci dentro. Vediamo il sondaggio, perché noi abbiamo fatto preparare un sondaggio ad hoc appunto sul suo partito dal nostro nuovo istituto di ricerca e di sondaggi, l'EMG. Il voto potenziale dell'UDC è pari addirittura al 14,1%, cioè quanti, praticamente un italiano su 7 potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di votare UDC, che è, diciamo, un buon risultato, un buon bacino, basta convincerli. Vediamo nel dettaglio. Beh, però questo è il problema, Casini. In particolare, come non è chi sono questi elettori potenziali dell'UDC? Innanzitutto sono cattolici, e soprattutto cattolici osservanti, ma anche il 62%, gli sporadici forte a messa, quindi più alta che del PDL. Sì, ma anche, insomma, quelli che vanno a messa sono praticanti, non sempre. Quanto a collocazione politica, sempre voto potenziale dell'UDC, ovviamente prevale il centro, però è prevalente con una percentuale del 23,9% un elettorato di sinistra o centro-sinistra. Questa è un'altra sorpresa rispetto a quello che pensiamo. Per me, grosso modo, è analogo, perché quando lei dice centro-sinistra 23, centro-destra 21, però sì, di centro quanti? Di 137, sì, la realtà, scusate, diciamo la verità, la realtà è che destra, centro-sinistra non rappresentano più niente, sono categorie ideologiche del passato. Il centro è l'unico che è rimasto sicuro. No, ma diciamo anche il centro di per sé, cioè qui il problema non è più quello di avere gli schemi ideologici del muro di Berlino di vent'anni fa. Qui tutto sta avendo delle nuove... Sì, però delle magari nuove, ci aiuta a capire da dove vengono questi voti, Casini. No, sono interessanti quei 18,6% che non collocati, sono collocati, ma sarebbe ma bene questa conquistare. È anche la caduta ideologica, significa anche che la gente non è collocata politicamente da una parte o dall'altra, ma che magari vota un partito per convinzione Vediamo o per simpatia. Seconda no, scheda, scusate, ma io vorrei sorprese. Farvi notare però una cosa. Che in tutti i sondaggi, dato che prima Belpietro ridicolizzava il nuovo polo che si è creato, ma non credo che i sondaggi lo ridicolizzino tanto, perché la somma dei sondaggi dell'UDC, di FLI, di API, di MPA, dei Liberali Democratici, di tutti questi movimenti, è largamente inferiore all'autocollocazione che la gente nei sondaggi identifica come terzo polo. Addirittura ci sono sondaggi che ci danno sopra il 20%, comunque attorno al 20%. Questo significa che la potenzialità di una nuova idea con cui affrontare la crisi italiana c'è ed è forte. Sì. Finiamo, perché c'è un altro dato molto interessante, questi elettori potenziali dell'UDC. Vediamo l'altra schermata, quanto sono soprattutto maschi, quindi prevalgono i maschi rispetto alle femmine, gli uomini rispetto alle donne, 59,3 contro 40,7, un po' a sorpresa quanto a fasce di età i prevale giovani. Come percentuale i giovani dai 18 ai 34 anni sono la percentuale più alta, 36,6, anche se l'UDC attrae in realtà tutte le fasce d'età, ma è prevalente quella dei più giovani. Titolo di studio superiore rispetto a elettorati potenziali meno istruiti. Lo questa attrazione perché dell'UDC nei confronti dei giovani le piace? Guardi, io ho notato che c'è stato un profondo cambiamento in questi 5 anni. 5 anni fa noi eravamo prevalentemente un partito di centrodestra. Certamente abbiamo perso alcuni elettori che hanno votato per il PDL e ne abbiamo guadagnati altri. Contemporaneamente il partito, che aveva anagraficamente un insediamento piuttosto vecchio, si è ringiovanito. Perché? Perché noi siamo l'unico partito che è stato all'opposizione di Prodi ed è stato all'opposizione di Berlusconi. Non abbiamo potere di fatto, perché salvo qualche regione non governiamo da nessuna parte, non abbiamo potere né periferico né centrale. Molti ragazzi hanno visto in questo una sfida rispetto a quello che c'era in campo e probabilmente questo
ci consente di poter crescere in un bacino giovanile. Per me questo è un dato molto interessante, sono molto rammaricato invece dei dati delle donne. Perché francamente soprattutto di questi temi non Berlusconeggi, scusi, le donne sono la maggioranza in Italia, mi auguravo fossero la maggioranza anche nei voti dell'UDC. Sentiamo un commento anche di Belpietro su questo, questa capacità di attrazione dell'UDC nei confronti dei giovani e tra l'altro nelle difficoltà di questi tempi del terzo polo, diciamo, c'è un MPA a rischio, Futuro e Libertà che sta perdendo pezzi, l'UDC è l'unico che attrae questi giorni, è riuscito a attrarre anche l'ex PDL Gargani, no, che è passato all'UDC. Giovane, Gargani. Non è giovane, però è una capacità di attrazione. Belpietro cosa ne pensa? No, ma è probabile. Io penso che prosciugherà anche il bacino elettorale di Fini. Pubblicità! Ma questo è il problema. Se voi guardate, veniva dato fino a poco tempo abbiamo fa. Abbiamo il break, fra poco. Oggi, se uno va a vedere, scopre che viene dato al 3-4%. Grazie, subito dopo pubblicità, Paolo Rossi in collegamento al Teatro Vittoria di Roma. That's just the way it goes. That's just the way it goes. E allora rieccoci in onda con un collegamento in diretta dal Teatro Vittoria, dove fra poco Paolo Rossi inizierà il suo spettacolo insieme alla direttrice Vittoria Toniolo, perché Paolo Rossi sta portando una protesta civile ma molto ferma contro i tagli al mondo dello spettacolo. Allora vorremmo sentire un frammento del suo spettacolo molto divertente che contamina il Vangelo apocrifo di Dario Fo con la storia contemporanea, però vogliamo anche sentire che cosa ha da dire su questi tagli. Buonasera Rossi, buonasera dottoressa. Buonasera. Buonasera. Direttrice. Buonasera. Direttrice. No, lei è la direttrice, io sono... Sì, Paolo Rossi, ok. Volevo continuare il discorso che era stato fatto precedentemente nel numero prima del nostro. Questo è un bicchiere mezzo pieno, questo è un bicchiere mezzo vuoto. Qual è il bicchiere mezzo vuoto? È chiaro. Senta, però Paolo Rossi ha una strana teoria che fra l'altro mi ha colpito, che non, lui dice che la politica italiana adesso si divide in centrodestra e centro, acquisendo tutta la sinistra nell'area di Casini, è così Paolo Rossi? Sì, 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 è chiarissimo, l'ho sentito anche adesso, è tutta a sinistra questo. È senta, la nuova sinistra insomma. Direttrice Toniolo, visto che appunto ci sono stati questi tagli al Fondo Unico dello Spettacolo, si pensava sarebbero stati ripristinati col decreto mille proroghe, così non è stato, anzi il ministro Bondi ha annunciato le dimissioni, ci spiega concretamente cosa significano questi tagli per il teatro e non solo. Questi tagli per il teatro significano che sarebbe carino vedere il bicchiere mezzo pieno. Però purtroppo, con tutta la buona volontà, con tutta la passione per cui si combatte, si fa resistenza, ci troveremo per forza presto costretti a avere dei bicchieri stravuoti e le gambe tagliate, perché credo che sia l'unico paese in Europa, anzi è l'unico paese in Europa, l'Italia, che ha così poca attenzione, così poco amore per lo spettacolo dal vivo, per il teatro, per l'arte. È dolorosissimo. Io posso dire, da un lato, di essere, sono totalmente schizofrenica in questo, felicissima per quello che stiamo facendo, perché stiamo combattendo, facendo una grande resistenza e facciamo delle cose molto belle e importanti. Però dall'altro lato sono disperata perché temo che con tutti i nostri sforzi, sacrifici, passione, finiremo forse con le gambe Paolo, tagliate. Una battuta, tu da 6 anni non usufruisci più di nessun tipo di finanziamento, ma ovviamente non tutti possono fare così, soprattutto i più giovani. E tu hai risposto molto duramente nel tuo spettacolo a Tremonti e alla battuta secondo cui con la cultura non si mangia. Cosa rispondi a questo termine così di realpolitik che si evoca? No, allora lui non ha detto che la cultura non si mangia, lui ha detto la cultura non si mangia, però che non vuol dire che la cultura non si mangia, noi qualche merendina ce la siamo anche fatta, ma penso che non voglio mettermi a discutere col ministro dell'economia che mi sembra persona colta, preparata e anche abbastanza permalosa,
Però la cultura crea indotto in una città, in un quartiere, in una regione. Noi siamo una nazione con forse più cultura da far vedere al mondo, di cui essere orgogliosi. E poi voglio dire, comunque, il teatro, parliamo di questo che poi è il nostro specifico, serve a far crescere i cittadini. Oggi le persone sono ridotte a tifosi, a spettatori, a vittime dei sondaggi. Il teatro serve a dare una certa consapevolezza. Poi voglio dire, sì, con la cultura non si mangia, però con la cultura si impara a difendere meglio i propri diritti. E quando uno impara a difendere meglio i suoi diritti, qualcosina da mangiare a casa la porta sempre. Comunque si mangia anche, visto che i soldi investiti nello spettacolo rientrano quasi triplicati. Ma vediamo il pezzettino di questo C'era una volta Ruby, dallo spettacolo appunto di Paolo Rossi. Tanti anni or sono, Papa Marco Valdo 47esimo, uomo pio, e minuto piccolino, tanto piccolino. Stava chiuso in una sacrestia a doppia mandata facendo un esorcismo a una suora gigantesca, indemoniatissima. La collisione tra il Papa Marco Valdo e la suora fu tremenda. E il povero Marco Valdo rimase schiacciato sotto la gigantesca suora e dopo 9 mesi partorì una bambina. Alla bambina venne dato il nome di Ruby, seguimi. Il Papa non poteva tenere la bambina perché il Papa... è santo come padre, ma come padre non è un santo. Allora chiamò un cavaliere di sua fiducia, Lele Morra, uomo di fede. Essendo un uomo di fede, il Papa si fidava e disse: oh Lele, io non posso tenere la piccola Ruby, come facciamo? Lei disse: non preoccuparti, io te lo io, la bambina la do in adozione a un tronista di Senigallia che era fidanzato con un arcidiacono di Bologna. I due crebbero la bambina come fossero un'unica madre. Quando la bambina, la piccola Ruby, arrivò ai 18 anni, le mancava tanto così. C'erano 17 anni, ma tanto così mancava. I due, il tronista e l'arcidiacono, dissero la verità alla piccola Ruby: oh Ruby, noi non siamo tuo papà. La tua vera mamma è Elton John. La bambina prese fuori di testa, cominciando a gridare: ma io allora preferivo Gianni Nannini! E scappò di casa andando a far vita dissennata, finché venne arrestata in una discoteca del Vaticano. Subito allora il Papa chiamò l'imperatore, uomo generosissimo con le fanciulle soprattutto. Imperatore, uomo che aveva riscritto tutte le favole di Andersen, soprattutto la piccola fiammiferaia, che non finiva più in tragico ma diventava assessore alla cultura della regione della Puglia. Allora, quando arrivò lì, l'imperatore si mise davanti alle mura del carcere e disse: liberate subito la piccola Ruby, essa è la nipote del visiro di Costantinopoli. Allora Casini, fiabe a parte, negli altri paesi europei che non hanno il nostro patrimonio culturale si è continuato, nonostante la crisi, a investire in cultura, ritenendolo tra l'altro un terreno strategico per la ripresa. Perché da noi no? Perché da noi sono fatti tagli lineari, si è colpito tutto indistintamente, in questo modo si è rinunciato a cercare di colpire gli sprechi, di tagliare i rami secchi, magari abolendo le province come si era promesso in campagna elettorale, e si è fatto una sorta di taglio collettivo spalmato in modo uguale su tutti. Lei pensi che nella pubblica istruzione il 93% del bilancio del Ministero sono stipendi, per cui quando si taglia sugli insegnanti di sostegno, sul tempo pieno, sul 7% avanzante tra il 93% e il 100%. Oggi e Berlusconi ha promesso l'aumento degli stipendi dei professori. Qui a forza di promesse credo che il Paese stia capendo che se si promettesse meno e si facesse di più sarebbe un contributo alla serietà della politica. E allora sentiamo Maurizio Belpietro, che impressione le ha fatto questo Vangelo molto apocrifo, in cui però la storia di Ruby diventa ancora più comica? La solita impressione, cioè che per questo si spiegano molte cose, no? La cultura viene usata
per fini politici, come spesso è accaduto nel passato, e certo poi dopo si pretende anche che questo sia finanziato dallo Stato. Ma vorrei aggiungere una cosa riguardo alla scuola pubblica. Questo spettacolo, Ben Pietro, non è Cassini finanziato. Diceva eh? Dei tagli, sì, sì, ho sentito. Ma siccome l'appello di questi di Paolo Rossi era per il finanziamento degli spettacoli teatrali, appunto, dico, quindi poi vabbè, ci si chiede un altro discorso, a volte la gente non va a vederli e quindi servono i soldi pubblici. Sentiamo Paolo Rossi. Ma se mi fate concludere soltanto sulla questione degli insegnanti, è vero che si investe sulla scuola, è altrettanto vero che il 90% degli investimenti nel mondo dell'istruzione vanno per pagare gli stipendi, e è anche, bisogna anche aggiungere che la nostra scuola è però l'unica che nelle elementari aveva 3 insegnanti, perché il sindacato, anziché la maestra unica o il maestro unico, preferì privilegiare i posti facendo assumere tutti quanti piuttosto che la qualità dell'insegnamento. Non dimentichiamo che oggi il Presidente del Consiglio ha detto, probabilmente per smentire indirettamente le cose dell'altro giorno, che gli insegnanti della scuola pubblica sono sottopagati, almeno una cosa giusta l'ha detta. Rossi, per velocemente cui... che poi dobbiamo su questo chiudere. Non c'è dubbio, siccome il sindacato ha preferito il livellamento al basso, ha preferito stipendi bassi piuttosto che stipendi elevati con gli insegnanti di qualità. No, io ripeto quello che parla, quello lì parla, continua. Ecco, ci siamo. Stavo dicendo che la cultura, se con la cultura non si mangia, visto che il mio spettacolo non è sovvenzionato, perché io devo dare il 35-40% dell'incasso allo Stato per fare un discorso di sinistra? Ecco. C'è qualcuno che mi può rispondere? Perché pagano tutti le tasse, anche gli attori. Fermiamo, dobbiamo fermarci qui. Va bene. Non hai capito. Grazie Rossi. È proprio fuori dal mondo. In bocca al lupo anche per sentiamo una battuta finale, perché non senti Rossi, una battuta finale su questa idea che dice Ben Pietro che la cultura è tutta di sinistra. Le sovvenzioni erano a pareggiare le tasse. Ah. Comunque parliamoci chiaro, il fatto che i fondi della cultura non ci siano stati e in qualche modo siano stati rapinati da altri ministeri, lo stesso ministro dimissionario Bondi ha ritenuto che sia stata una sconfitta sua, perché non è riuscito a far capire al governo che questi tagli sono valore per il futuro. Grazie per cui... Casini, grazie Belpietro, grazie a Rossi, grazie alla direttrice, noi ci vediamo domani sera.